Il mondo è stato e sarà una porcheria. Perciò impariamo a muoverci con il portafoglio fra i denti e il culo bene attaccato al muro. È molto facile accettare e amare chi è uguale a noi, ma con qualcuno che è diverso è molto difficile, e tu ci hai aiutato a farlo. E se è tutto un sogno, che importa? Mi piace e voglio continuare a sognare. Bene, gatto. Ci siamo riusciti, disse sospirando. Sì, sull'orlo del baratro ha capito la cosa più importante, miagolò Zorba. Ah sì? E cosa ha capito? Chiese l'umano che vola solo chi osa farlo, miagolò Zorba. Volare mi fa paura, stridette Fortunata alzandosi. Quando succederà, io sarò accanto a te, miagolò Zorba leccandole la testa. Fortunata, ti assicuro che sarai felice, e allora i tuoi sentimenti verso di noi e i nostri verso di te saranno più intensi e più belli, perché sarà l'affetto tra esseri completamente diversi. Forse non sa volare con ali d'uccello, ma ad ascoltarlo ho sempre pensato che voli con le parole. Nella tua vita avrai molti motivi per essere felice. Uno di questi si chiama acqua, un altro ancora si chiama vento, un altro ancora si chiama sole e arriva sempre come una ricompensa dopo la pioggia. Nessun uccello vola appena nato, ma arriva il momento in cui il richiamo dell'aria è più forte della paura di cadere e allora la vita gli insegna a spiegare le ali. Il sole tramonta a ovest, si inabissa nel Pacifico, e i suoi ultimi riflessi proiettano sulla candida pampa l'ombra del Patagonia Express che si allontana in senso contrario, verso l'Atlantico, là dove iniziano i giorni. C'era una lumaca che, pur accettando una vita lenta, molto lenta, e tutta sussurri, voleva conoscere i motivi della lentezza. Una femmina impazzita di dolore è più pericolosa di 20 assassini messi insieme. Se chiamarsi Ernesto ha la sua importanza, anche avere una bocca deve comportare un minimo di responsabilità. Disgraziatamente gli umani sono imprevedibili. Spesso con le migliori intenzioni causano i danni peggiori. La letteratura che vale è quella che riesce a dar voce a chi non ha voce. Quando una nazione ricca installa una discarica di rifiuti chimici o nucleari in un paese povero, sta saccheggiando il futuro di quell'agglomerato umano. Perché se i rifiuti sono, come dicono, inoffensivi, per quale ragione non hanno installato la discarica sul proprio territorio? Fedeltà. Alla vita che non si può mai tradire e anche ai legami d'affetto che il tempo non può spezzare. Nessuno riesce a legare un tuono, e nessuno riesce ad appropriarsi dei cieli dell'altro nel momento dell'abbandono. Con gli anni arriva la saggezza e aveva aspettato, fiducioso, che questa saggezza gli desse quello che più desiderava,
La capacità di guidare la direzione dei ricordi per non cadere nelle trappole che questi spesso gli tendevano. Apparentemente siamo tutti prigionieri di un mondo mentale in cui le visioni si diluiscono con il sogno e il desiderio. C'è fiducia nel suo sguardo, sa che non lo abbandonerò e che nella mia testa di cane c'è un'idea che posso spiegare solo coi miei gesti e movimenti canini. Perché al principio dei tempi Lengan Mapu ha disposto che gli animali e gli uomini non si capissero parlando ma attraverso i sentimenti espressi dal modo di guardare. I miei sogni sono irrinunciabili, sono ostinati, testardi e resistenti. La vera possibilità di mettere fine a questo ricatto è nelle mani di noi cittadini e inizia dalla presa di coscienza che il sistema capitalistico nella sua espressione più perversa e disumana, il neoliberismo, ha ormai toccato il fondo. È vero che non abbiamo un'alternativa chiara, concreta, realizzabile a breve termine, ma c'è già il germe. Il ricordo di quegli alberi che non ci sono più mi pesa così tanto che non posso volare. Gli amici non muoiono e basta. Ci muoiono. Una forza atroce ci mutila della loro compagnia e poi dobbiamo continuare a vivere con quei vuoti nelle ossa. I coloni rovinavano la foresta costruendo il capolavoro dell'uomo civilizzato, il deserto. Chi non coglie la tristezza negli occhi di Cowell, il cavallo, che dopo essere stato domato sente ancora sotto gli zoccoli la libertà perduta? Chi non percepisce la pena nello sguardo di Mansur? Il bue legato al giogo e allontanato dalla prateria. Chi non avverte la propria piccolezza contemplando le pupille di Manke, il condor, sovrano del ciel. Il declassamento del debito pubblico fa sì che i governi neoliberisti di ogni razza adottino misure di adeguamento economico aprendo così nuovi mercati. Tagliare i diritti dei lavoratori, la cosiddetta flessibilità, apre un nuovo mercato di manodopera molto più economica. Il prolungamento degli anni di lavoro, primo passo della grande riforma. Dimmi dunque se sei la dimora del principe delle tenebre. Dimmelo. Punto punto. Dimmelo. Oceano. E se il soffio di Satana crea le tempeste che sollevano le tue acque salate fino alle nuvole. Bisogna che tu me lo dica, perché gioirei nel saper che l'inferno è tanto vicino agli uomini. Ci troviamo davanti a un vero scontro frontale tra le grandi multinazionali e gli stati. Questi subiscono gravi interferenze nelle loro fondamentali decisioni politiche, economiche e militari da parte di organizzazioni mondiali che non dipendono da nessuno Stato, non rispondono delle loro attività a nessun governo e non sono sottoposte al I due gringo dedicarono gran parte della loro vita agli affari di banca che, come è noto, si possono affrontare in due modi, o facendo il banchiere o il rapinatore. I due gringo optarono per la seconda possibilità, perché, in quanto gringo, avevano nelle vene un puritanesimo che li faceva restare fermamente legati a certi principi etici. La lotta contro i nemici dell'umanità si combatte in tutto il mondo.
non richiede né eroi né messia, e inizia dalla difesa del più fondamentale dei diritti. Il diritto alla vita. Dobbiamo esercitare un controllo permanente sul potere e non permettere che anche solo una delle nostre domande rimanga senza risposta. E sono molte le domande che abbiamo. Miagolare l'idioma degli umani è tabù. Così recitava la legge dei gatti, e non perché loro non avessero interesse a comunicare. Il grosso rischio era nella risposta che avrebbero dato gli umani. Cosa avrebbero fatto con un gatto parlante? Sicuramente lo avrebbero chiuso in una gabbia per sottoporlo a ogni genere di stupidi esami, perché in e questo cielo? E tutte queste stelle? Sono un'altra bugia della Patagonia, Baldo? Che importa? In questa terra mentiamo per essere felici. Ma nessuno di noi confonde la bugia con l'inganno. Tutto ciò che hai visto, tutto ciò che hai provato, amaro e dolce, pioggia e sole, freddo e notte, è dentro di te, e pesa, ed essendo così piccola quel peso ti rende lenta. Essere del sud segna la vita, a volte con una certa fatalità, a volte con una nostalgia più intensa della nebbia scandinava, ma anche con una luminosità più forte dell'aurora boreale, perché è la luce della gente del sud, del mio sud, un territorio senza frontiere assurde a cui si arriva senza altro requisito che amare il sud. E quando uno è al